Qualcuno mi ha chiesto, a proposito di gin, se la base alcolica che utilizzo per fare la partenza, di partenza per fare il gin, può influenzare il gin che ne verrà, al di là delle botaniche che andrò comunque a inserire. Certo che ti cambia un attimino. Ad esempio, se usi grano turco, frumento, ecco, lì hai una base alcolica che regala una sensazione morbida, dolce, ottima, ad esempio, se hai in progetto un gin speziato. E poi la stessa trama alcolica ottenuta dal grano turco, dal frumento, si adatta molto bene a quelli che sono i gin molto speziati. Se la base alcolica proviene ad esempio dalla patata, avrai rotondità, cremosità e magari avrai anche delle note di frutta fresca e anche floreali. Se invece usi una base alcolica ottenuta dall'uva, come ad esempio fanno diversi, come ci sono diversi gin, avrai una sensazione di rotondità, di pienezza al palato e magari dei ricordi di frutta secca e floreali. Quindi, se usi una base alcolica del riso, hai finezza, hai una sensazione di leggerezza a livello proprio di alcol. Ecco, quindi, comunque sia, per farla breve, secondo me sì. In base, in rapporto con la base alcolica che andrai a utilizzare per fare il tuo gin, secondo me avrai delle sensazioni comunque che andranno a marcare, andranno a caratterizzare al di là delle botaniche che andrai a usare.